Ciao, allora, oggi voglio farvi vedere una cosa che ho acquistato circa 2 mesetti fa su eBay, che viene dalla Thailandia, con cui mi sto trovando veramente veramente bene. E all'inizio ero un po' titubante, perché comunque quando si parla di acquisti su internet, insomma, nessuno è mai sicuro. Però io ho voluto appunto rischiare acquistando questo oggetto qui che mi piaceva tantissimo e che volevo assolutamente provare. Allora, sto parlando di una maglietta e la maglietta è questa. Casomai ve la faccio vedere un po' più nel dettaglio adesso. Allora, la maglietta è questa. Questo è il dietro, ovviamente. E consiste in una semplice canottiera nera. È abbastanza lunga e il dietro è questo appunto che è uno scheletro. Ve lo faccio vedere un po' meglio nel dettaglio. Vedete qui il tessuto è abbastanza resistente. Anche qui da dietro è molto molto resistente. Da 2 mesi a questa parte l'ho indossata parecchie volte, una ventina di volte, non ho mai avuto problemi, mai, mai assolutamente. È una maglietta che comunque non passa inosservata assolutamente, però io appunto sono molto attratta da questo genere di cose e adesso ho intenzione di fare un altro video da mettere dopo questo, dove appunto vi faccio vedere come mi sono vestita oggi, quindi qual è il mio outfit oggi e come appunto stilizzo questa maglietta, come la metto, con quali colori l'abbino e tutto il resto. L'ho acquistata, mi sembra, 30 euro comprese le spese di spedizione, quindi dalla Thailandia. Sono molto soddisfatta. Se voi andate, cercate Skeleton Tank su eBay, troverete sicuramente tantissime, tantissime canottiere di colore differente tra loro, misure molto differenti, con il girovita da misurare, quindi con le misure appunto prestabilite. In più avrete, diciamo, il dietro che non è soltanto di questo colore, ovviamente di questa fantasia, quindi lo scheletro che c'era di moltissimi colori, c'era nero, tutto nero, nero e bianco, bianco e nero, rosa, c'era di tantissimi colori, quindi io vi lascio tutti i link che vi possono interessare qui sotto, quindi nell'info box, che sicuramente renderanno un po' più chiaro tutto questo contenuto del video, che renderanno tutto più chiaro, quindi il costo, le spese di spedizione, il tessuto, da dove vengo, perché comunque io ho deciso di acquistarlo in Thailandia perché il colore che mi interessava era appunto questo, quindi era appunto tutto bianco con i dettagli neri, appunto per rendere tutto un po' più realistico. Però se volete qualcosa un po' più di irreale, un po' qualcosa di volete qualcosa un po' più così particolare, un po' più strana, potete sicuramente acquistarla di altri colori. Mi sembra che c'erano, oltre le casse toraciche, c'erano anche le farfalle, tantissime altre cose. Appunto, non è una maglietta che sicuramente tutti acquisterebbero, perché mi rendo conto che è abbastanza particolare, abbastanza strana da indossare, però io non ho assolutamente nessun problema a indossarla. Quindi io spero che questo tipo di video vi piaccia. Vi lascio all'altro video che ho registrato, quindi su come la utilizzo, quindi è come se fosse un outfit dopo questo video, questa intro piccolina qui. E mi sento un pochino Close Encounters oggi perché non lo so, seduta nel divano facendo vedere la maglietta con la gruccia, non lo so, per far vedere l'outfit, insomma. Sicuramente mi ispiro tantissimo a loro e mi piacciono tantissimo come ragazze, però non mi sicuramente copiare un qualcosa che non è mio non mi piace tantissimo. Quindi io vi lascio all'outfit
Vi saluto, vi mando un bacione grandissimo a tutti gli iscritti che mi seguono, che sono pochissimi, lo so, però per me già sono tantissimi. E spero comunque che i miei video vi piacciono, che continuate a guardarli e che le visualizzazioni crescano, non tanto per essere famosa, perché non mi importa il fatto di essere famosa. Questo non l'ho mai detto, non ho mai avuto modo di parlarvi in maniera più aperta, perché comunque mi sono sempre limitata a fare video, make-up tutorial, quindi a parlare soltanto del contenuto del video in sé. Però ci tengo comunque a dirvi che il fatto che nessuno mi segua, nessuno tra virgolette, che ci siano pochissime visualizzazioni nei miei video, ciò non mi scalfisce tanto, perché se ho deciso di intraprendere questo percorso è soprattutto perché mi sono resa conto che non ha senso seguire video di tantissime guru, di tantissime makeup artist, di tantissimi, tantissimi altri ambiti, senza... sì, la passione c'è. Io ho una grandissima passione per il makeup che da circa un anno ho. Però vedete, non mi sono mai esposta più di tanto, perché comunque... su YouTube c'è tantissima gente valida che purtroppo viene comunque non viene calcolata, quindi io penso che comunque ci voglia una spinta, una specie di coraggio che vi porti a fare determinate cose, perché comunque, lasciatevelo dire, non è una cosa da tutti fare video e metterci la faccia e comunque odiarsi tantissimo quando si edita il video, quindi è la voce della luce che poteva cambiare qualcos'altro, poteva essere qualcosa migliore. Per esempio in questo momento io sono praticamente in due, una faccia chiara e una faccia scura. Comunque ragazze, io vi ringrazio veramente, tutte le visualizzazioni che ho, perché comunque mi aiutano a crescere e mi spronano a fare sempre di più. Quindi io spero veramente che questo tipo di video vi interessi, e anzi fatemelo sapere con i commenti, accetto anche critiche ovviamente costruttive, si intende. Niente, io vi lascio al video, vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh.